Bentornati su Golden Axe, episodio 2, versione Sega Mega Drive. Questo che vedete qui, infatti, è l'artwork, è la copertina originale della versione Sega Mega Drive, senza il logo, senza la scritta del titolo. Ma è veramente bellissimo questo artwork, ragazzi. E in questa nuova serie, io ricordo che in passato ho già finito la versione arcade usando Tiris Flare, la maga con i poteri del fuoco, che ha la magia potentissima. Questa volta invece sto utilizzando un personaggio più improntato sulla forza bruta, ovvero il nano Gilius Thunderhead, che ha il potere del fulmine, ha solo 3 di magia, 3 livelli di magia, ma ha un'ascia molto potente, delle mosse molto potenti. Andiamo adesso a continuare la nostra avventura. Ricordo che ero arrivato alla fine del livello 3, dove c'era un nemico, un cavaliere tremendo in armatura, fortissimo, che ci ha tolto il primo dei 4 crediti di gioco. Andiamo a giocare. Eccoci qua davanti al nostro nemico. Siamo in stance, in posizione d'attacco, e andiamo a cercare di non farci ammazzare. Ok, questo è l'inizio del secondo credito. Siamo alla fine del livello 3. Andiamo a giocare. Andiamo. No, m'ha preso! Ok, uno l'ho beccato. No! M'ha beccato, però ho ammazzato uno dei due minions, eh! No! M'ha tolto un'altra vita. È tostissimo sto boss, raga. M'ha già tolto una vita. Scappa! Sì! Becca questa capocciata. Sì. Devo stare attento perché questo mi carica pure lui a un certo punto, mi sa, eh. Sì, dai, dai, ce la sto facendo. Sì. Sì, l'ho ammazzato. Anche abbastanza facilmente, devo dire. Dopo aver sconfitto i due minions è stato abbastanza agevole farlo fuori, eh. Allora, purtroppo non posso prendere più energia, vedete? Perché già ce l'ho al massimo su sta vita l'energia. È un peccato. Avrebbero potuto fare che te dava una vita in più. Vabbè. Siamo vicini al castello, ma la nostra strada è bloccata dalle linee nemiche. Dobbiamo prendere il percorso del demone. Questo è il percorso Fiend's Path. Il percorso del demone. Anche qui, come abbiamo visto nella scorsa puntata, in realtà l'isola della tartaruga in realtà era davvero una tartaruga. Guarda, sti stronzi. L'isola della tartaruga era una vera tartaruga in realtà, che solcava i mari di queste lande fantastiche. E allo stesso modo. Allo stesso modo, anche qui, il campo del demone, Fiend's Path, in realtà ha un segreto. E chi conosce il gioco lo sa. È un po' il segreto di Pulcinella per chi conosce questo gioco. Però, se voi non lo conoscete, io per ora non ve lo dico. Ve lo faccio scoprire fra poco. Allora, prendiamo questo ponte che ci porta verso questi campi del demone. Andiamo. Questi sono i campi del demone. Che tipo, vedete, un territorio brullo. Con della strana vegetazione. Queste piante sono un po' strane, non vi sembra? Non sembrano piante. Aia. Aia. No. Sto andando malissimo in questa seconda puntata, eh. Non ero riuscito a lanciare. Oh, guardate! Ci sono tipo delle, non lo so, piume, sembrano. Sembrano delle piume, no? Ma è un vento che si dirige verso di noi? Oppure siamo noi che stiamo volando su questi campi? Se avete visto la scorsa puntata con la tartaruga gigante, forse vi viene in mente qualcosa. No. Sono
sono riuscito a tagliare la capucciata, pure se c'era il... Dai, devi morire, oh. Ma tra poco ne arrivano due assieme. Qua sono dolori, eh. Muori? Si è morto, ok. Andiamo avanti. C'è il folletto? Non l'aspirapolvere? Ok. Attenzione, qua c'è tipo boss, che sono i nemici neri, sono più bastardi. Io subito li indebolisco con la magia del fulmine, a livello 3, che è il massimo per Gilius. E ovviamente adesso mi cominceranno ad attaccare correndo i bastardi. E uno è andato, eh? Sì, sì! Ah, non era il boss, non era il boss, anche se la musica è quella del boss. Chi era il boss qua? Ah, mi sa, sono gli scheletri neri il boss qua, sono veramente bastardi. Gli scheletri neri sono i nemici più tosti di tutto il gioco, se escludiamo il boss, mi sa, eh? Ah? Ok. Bene, bene. Quanti sono? No, no, mi ha preso! No, mi ha beccato, mi ha tolto una vita. Mi ha tolto tutto il credito. Mi mancano solo due crediti, regà, siamo rovinati. Aia. Guarda che mossa che mi ha fatto quello scheletro. Sì, sì, ce l'ho fatta. Ok, finito il livello. Finito il livello. Un po' di energia. Ok. Allora, qua faccio una piccola pausa, eh. Faccio una piccola pausa. Allora, intanto vediamo. Il terreno del demone è in realtà una gigantesca aquila. Siamo stati trasportati attraverso i cieli verso il castello e adesso la battaglia finale inizierà. Ok, quindi questo in teoria è il livello finale, ma invece no. Ma invece no. Allora, metto un attimo pausa, ragazzi, torno subito da voi. Ok, rieccoci, rieccoci, andiamo a continuare. Come vedete, eravamo a cavallo di una gigantesca aquila e io questi subito gli meno perché... Sì, tre scheletri, non mi va tanto di combatterli. Aia! Allora, c'era un trucco per far cascare sotto i nemici, tipo così. E uno fate cascato, adesso. Uno scheletro è cascato di sotto. Ok, l'altro è morto. Guardate che bella l'aquila. Sì, in versione... Anche in versione Commodore 64 era fatta bene. In versione arcade è più colorata, però... Ti becca questa fiammata. Morta. Ok, qua mo arrivano i cavalieri bastardi giganti. Attenzione, mi ricordo che qua ci sono due cavalieri giganti fra poco, eh. No, perché mi sei girato? Mi volevi fregare il drago, eh? No, ma il drago è scappato, l'infame. No, niente, ragazzi, mi stanno a gonfiare. No, 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 mi hanno tolto un altro credito, mi sa... No, ancora no. No, no, mi hanno tolto un credito, vaffan... Ci abbiamo pochi... No, un'altra vita, no, vita, credito. Sì, mi hanno tolto un'altra vita, non un altro credito, per fortuna. No, no... Becca questa capucciata. I cavalieri giganti, aiuto. No, mi hanno cerchiato. Aia. Thank you.
Ma che cacchio, difficile qua, eh. Ragazzi, questo è l'ultimo livello, è difficile, eh. Ma l'ultimo livello è un paio di bolas, perché ricordo che in questa versione Mega Drive c'è un livello extra dopo di questo, eh. C'è un livello segreto. Non muoiono mai questi, oh. Sono cavalieri rossi questi, non muoiono mai. No! Sono morto io nel frattempo. Ultimo credito, regà. Sto per morire, eh. Ultimo credito. Potrei non farcela. Facciamogli la mossa finale, dai, vediamo se mi riesce. Ah no, questo era il penultimo, attenzione. Che adesso nel livello 6. Ah, nella versione arcade si vedeva proprio lui che entrava, si vedeva il ponte, il cielo. Qua invece è in un livello separato. E c'era, ricordate, nell'arcade in fondo c'era il trono. C'era il trono con il re e la regina appesi per i piedi. E noi dovevamo salvarli. Qua invece, come vedete, non ci sono re e la regina. Perché non ci sono? Ma purtroppo. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere. Ok. Mi sa che una di queste due ampolle ce la giochiamo, eh. Mi devo impegnare qua. L'ultimo credito, ragazzi. Se qua perdo è finita, eh. Ho fatto la presa al gigante. Se il gigante è rosso, sono quelli più forti. Tiè, beccate questa. Thunder, arriva. Eccolo. Magia! No! Porca, no, ho perso un'altra vita, raga. Sto rovinato. Cacchio, lo sapevo, mi beccava. No, mi stanno facendo i mega bozzi, raga, non va bene, non va bene. Mai attaccare in aria The Thunder, mai. Ragazzi, game over. Non ce la farò, non ce la farò. Sto per morire. Sono morto. Ultima vita, Master Dan. No, sono morto davanti a The Thunder. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Che fallimento. Questa puntata finisce qui. Ma non temete, perché nel prossimo episodio ricomincerò dall'ultimo livello e finiremo il gioco. Vedremo anche il livello E. Vedremo che dopo aver sconfitto The Thunder non c'è la sequenza finale, c'è il livello extra, c'è un livello segreto, perché qua su Mega Drive il finale è differente. Per questa volta è tutto, ragazzi, la puntata finisce qui. Nel prossimo episodio vedremo il finale vero di Golden Axe in versione Mega Drive. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!